Un giorno, Gesù e il diavolo conversavano e Gesù gli chiese cosa stava facendo con le persone qui sulla terra. Il diavolo rispose: "Mi sto divertendo con loro, gli insegno a fare bombe e ad usare le armi, ad uccidere, a odiarsi l'un l'altro, ad abusare dell'infanzia. Insegno ai giovani a usare droghe e a bere, a mentire e a fare ogni cosa proibita." Mi sto divertendo tanto. Gesù domandò: "E poi che farai con loro?" "Dopo la farò finita con tutti." Gesù chiese: "Quanto vuoi per loro?" Il diavolo gli rispose: "Non dirmi che ami queste persone. Sono traditrici, bugiarde, false, egoiste ed avide. Loro non ti ameranno mai veramente. Ti bestemmieranno e sputeranno sul tuo volto, ti disprezzeranno e non ti terranno in nessuna considerazione. Quanto vuoi per loro, diavolo?" "Voglio tutte le tue lacrime e tutto il tuo sangue." Detto fatto. E Gesù pagò il prezzo della nostra salvezza. A volte noi ci dimentichiamo di Gesù. Crediamo in tutto ciò che ci insegnano, ma mettiamo in discussione tutto quello che viene da Lui. Le persone si mandano scherzi per email, passandoseli l'un l'altra alla velocità della luce, ma quando il messaggio è su Dio, le persone ci pensano due volte prima di mandarlo e condividerlo con altri. Molti dicono di credere in Dio, ma in realtà cosa fanno per Lui? È vero, Gesù non è un argomento che le persone vogliono ascoltare. Ricorrono a Gesù solo quando si trovano in grandi difficoltà. Ma tu, quando finirai di leggere questo messaggio, lo manderai a qualcuno. Chi riceverà questo messaggio? Solo lui lo saprà. Non temere, figlio mio, sarò sempre con te, anche quando credi di essere solo. Che la pace sia con te. Siano benedetti i destinatari di questo messaggio. Un abbraccio.